Dopo tanto tempo, finalmente è il tuo primo giorno alla nazionale. Cosa pensi? Primo pensiero che hai? Niente, sono molto carico, molto bello, sono arrivato ieri qua a Cavalese, i ragazzi mi hanno accolto molto bene, ci sono ragazzi in cui ho giocato insieme, conosco molto bene, il resto comunque ci ho giocato contro, mano a mano che vado avanti la preparazione ci conosceremo meglio, però mi sento veramente bene, è una roba un po' strana per me, però piano piano mi adatterò a quest'idea. Il sogno di te da ragazzino era l'Olimpiade, la prima occasione è la Coppa del Mondo. Come vedi questa manifestazione? Infatti è un sogno non solo per me, penso che per tanti ragazzi andare alle Olimpiadi. Sì, abbiamo questa Coppa del Mondo in Giappone, sappiamo che è molto difficile, soltanto passano due, ma noi siamo qua per quello, l'obiettivo di tutti i ragazzi è quello, arrivare in buona forma e provare a strappare un biglietto per Rio, altrimenti dobbiamo cercare altre possibilità. Ma il primo focus è su questo e siamo qua per quello. L'Italia si aspetta molto, per tante cose che sono successe quest'estate, l'Italia si aspetta molto da Osmani Mantovani. Questo come ti fa sentire? Tutti si aspettano sempre tanto da te. Ma io questo lascio dire voi, io faccio il mio, l'ho fatto sempre il club, qua non farò miracoli, farò il mio lavoro e proverò a dare una mano, i ragazzi ovviamente mi aiuteranno e dopo una volta che mi inserisco bene sul gruppo basta giocare a pallavolo, il pallone è rotondo e il campo è sempre uguale, quindi vediamo, io mi auguro di poter dare una mano e lograre l'obiettivo che è quello, andare a strappare un biglietto per le Olimpiadi di Rio. È un po' come giocare nella vecchia Trento, ci sono tanti ragazzi che hai avuto compagni Trento, questo è un vantaggio, è un aiuto per questo obiettivo? Un aiuto, sono ragazzi che dicevo prima conosco già, siamo giocato contro e anche in squadra, è un aiuto perché loro mi dicono cosa devo fare, mi danno una mano, tutto nuovo anche per me, per cui è una cosa positiva per me. Tu senti l'emozione di questa cosa qui, giocare con un'altra nazionale, che effetto ti fa? Se non sentirei delle emozioni non sarei qua, quindi ovviamente sento l'emozione, anche ieri quando ho usato la prima volta questa maglia. Mi sono sentito un po' così, ero un po' emozionato, quindi quando farò quella di gioco immagino che sarà ancora più bello. E ovviamente sì, sono emozionato, ma è una cosa che ci avevo già in testa e avevo già dato il sì a Mauro qualche mese fa, quindi ero già pronto e preparato psicologicamente per questa avventura. È strana la vita, è strana la pallavolo, ricominci dal Giappone dove ti eri fermato tanto tempo fa. Infatti, ricomincio dal Giappone, dove me l'ho fermato nel 2006, se non sbaglio, ad Osaka. Si ricomincia lì con questa nuova maglia, questa nuova nazionale e speriamo di non fermarci mai più. Suerte?